presentiamo questo fumetto che è stato pensato già da quasi un anno, perché Giulia Reni ha voluto accompagnare questa mostra di Canova, a cui teneva molto e a cui ha lavorato molto, con l'uscita di un secondo volume delle avventure di Nico, questo ragazzino che aveva già battezzato con un altro fumetto la inaugurazione della sezione, la riapertura della sezione egizia, e così anche per la mostra di Canova c'è un volume che esce oggi che accompagna questa mostra. È dedicato non solo ai ragazzi, ma praticamente vuole presentare la mostra, la figura di Canova, le sue opere che sono riunite qui. Si tratta di circa 120 opere provenienti da varie parti del mondo. Ci sono 12 prestiti importanti dall'Hermitage di San Pietroburgo, e è stato uno sforzo molto grande mettere insieme questa mostra, e cerchiamo con il volume di Nico di darne una lettura molto, molto leggera, ma che comunque ha anche dei contenuti didattici, per cui si racconta della tecnica di Canova con cui metteva a punto le sue opere. Era un lavoro molto preciso, molto con delle fasi ben definite, e cerchiamo di raccontare la figura di Canova, il modo come lavorava, ma soprattutto abbiamo cercato in questo volume di far interagire il nostro protagonista con le opere d'arte che lui vede in anteprima prima dell'apertura, e che gli raccontano la propria storia.